di una visione rigida, schematica e semplicistica. Per cui è successo che anche formulazioni, principi validi, ridotti in questa formulazione secca, hanno perso capacità di convinzione. Per esempio, questo motivo, che in realtà è validissimo ed ha una storia lunga e bella, raffinata, il motivo per cui le forme del pensare, i modi del pensare, sono intimamente legati ai modi di vita. In questa formulazione, per esempio nel 600, espone la tesi John Locke. Nel linguaggio marxista questo vuol dire che la cultura ha radici di classe, perché questo vuol dire, no? Come è stata però affermata questa tesi nei decenni? Beh, è stato assolutamente, diciamo, è stato molte volte, la maniera è stata mostruosa, insomma, e alla fine ha rappresentato un ostacolo a capire le cose. Vabbè. Basterebbe ricordare, poniamo, che uno dei temi centrali del Wittgenstein è proprio questo del collegamento tra forme di pensiero e forme di vita, che sarebbe appunto il fatto che le forme di pensiero sono alla fine relazionate con la struttura di classe della società. Per dire come il tema sia in realtà attualissimo. Solo che lo è non in quella forma secca, schematica che nel marxismo è andata assumendo, eccetera, eccetera, quali che ne siano i modi. Però il guaio è che per molti amici o nemici del marxismo, il marxismo è stato quella cosa schematica là. Chi diceva sì o chi diceva no al marxismo diceva sì o no a quella cosa schematica là. Allora succede che compagno o non compagno, quando dicono marxismo intendono quella cosa lì schematica, e questo è un gran guaio. E per esempio, sì, certo, la scommessa di Marx è che il proletariato possa trasformarsi in classe dirigente e produttrice di storia. È una scommessa perché è un evento assolutamente inaudito, nel senso che sono millenni che coloro i quali lavorano e producono la ricchezza sono esclusi da tutto. Sono millenni. Allora, per la prima volta nella storia dovrebbe verificarsi questa metamorfosi per cui coloro i quali per millenni sono stati esclusi da tutto diventano il soggetto produttore di storia. Non solo non è un'operazione facile, ma è una scommessa, perché tutte le classi che hanno assunto man mano il potere, prima di assumerlo, avevano una forma di potere. L'esempio classico ovviamente è la borghesia, no? Prima di fare la rivoluzione politica già il potere economico, già il potere culturale. Il proletariato non ha potere economico, non ha potere culturale se non dopo aver preso il potere. E questo per dire che per esempio il 48, ma il 48 chi vede in azione? Che vuol dire il proletariato nel 48? Fondamentalmente vuol dire la plebe. E allora la capacità di vedere in questo un momento di sviluppo e di progresso mica la puoi dare tanto per scontata, perché si tratta, senza far nomi, ma insomma noi conosciamo tante persone che se tu le immagini con le armi in mano che sbraitano, che vuoi dar potere a questi? Allora, ecco, stiamo attenti che il processo di trasformazione del proletariato in soggetto capace di portare la storia, questo è un processo complesso. In fin dei conti, quello che meraviglia non è tanto il fatto che Schopenhauer o Kierkegaard abbiano visto nel modo del 48 il trionfo del demonio, meraviglia è il fatto che qualcuno abbia visto il contrario.
perché in realtà hai la plebe scatenata che si muove. Ora, io credo che la sensibilità a questo problema sia intimamente legata al fatto che si comprenda bene come è come il punto di vista della dialettica dello stesso Hegel è un punto di vista terribile, nel senso che è il punto di vista di chi vede il, come dire, la ragione, no, che si costruisce nella storia. Non c'è un piano nobile dove c'è la ragione. La ragione si costruisce nella storia, cioè si costruisce attraverso tutto il merdaio della storia. Cioè il paradosso è questo, no? Non c'è l'anima pura da una parte e il corpo dall'altro. No, l'anima si costruisce nel corpo e con il corpo, e quindi si costruisce muovendosi quest'immane raccolta di merda che nel suo muoversi acquista maggiore dignità. È una visione drammatica, nel senso che, per esempio, non ha nulla di scontato. Non è detto che la merda si spiritualizzi, può anche invece merdificarsi lo spirito, per esempio. E quindi in realtà c'è al fondo un senso della possibilità aperta, che non è sempre una possibilità positiva, può essere anche negativa. Quello che è diventato uno slogan, allora uno non lo capisce più quando diventa uno slogan, no? Socialismo barbarie, ma è vero. Cioè vuol dire che tu stai di fronte all'alternativa pratica reale di terminare nella barbarie o di uscirne. E dipende da quella merda complessiva che è la realtà attuale, riuscire ad evitare di far la fine della barbarie. È assolutamente drammatico. Non c'è nulla di garantito. E allora diventa meno incredibile il punto di vista di chi veda con orrore la storia. Perché? Perché è sempre un muoversi del finito, per dirla filosoficamente, della merda, per dirla meno filosoficamente. E la centralità della dimensione del peccato, del limite ontologico dell'uomo e della storia, e quindi dell'impossibilità della storia di farsi produttrice di progresso, di civiltà, eccetera. Non è un punto di vista strano, è un punto di vista che tiene conto appunto di tutta questa complessità profonda e del fatto che non c'è nulla di scontato. Per banalizzare si potrebbe dire, se tu non credi alla possibilità del progresso, cioè se vedi la cosa con gli occhiali neri, a Kierkegaard ci arrivi, cioè arrivi alla religione. Cioè arrivi al carattere ontologicamente affetto dal peccato dell'uomo. Il peccato vuol dire questo, no? Il fatto della incapacità e impossibilità di elevarsi oltre. Perché poi sappiamo che Kierkegaard aveva anche un atteggiamento religioso molto, molto particolare, nel senso che era un cristiano senza chiese. Cioè il suo pessimismo ontologico è talmente profondo che non trova la salvezza in un'organizzazione religiosa, ma anzi attacca e denuncia gli orrori delle organizzazioni religiose. Quindi c'è proprio questo senso della disperazione profonda che è dato da questa finitezza, cioè da questa...